Siamo con Luca Pani al primo congresso di WIDID, l'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e Autoimmune. Professor Pani, quali sono le sfide che oggi la ricerca sui farmaci per la cura delle malattie autoimmuni pongono alle autorità regolatorie? Ma anzitutto il sistema autoimmune è sempre stata una sorta di cenerentola, invece adesso con l'esplosione di queste tecnologie, biotecnologie, le nuove piattaforme che generano gli anticorpi ricombinanti, gli anticorpi monoclonali e i target specifici, perché sono stati identificati dei biomarcatori che sono utili in moltissime malattie, la nostra sfida è come riuscire per esempio a fare portare le autorizzazioni in un gruppo di popolazione ad altri gruppi di popolazione mantenendo una registrazione unica, e questa è una sfida anche legislativa, non soltanto scientifica. E poi naturalmente, questo lo dico da AIFA, da pagatori, anche quello di reggere la sostenibilità del sistema dal punto di vista di gestire tutta questa grande innovazione che ci fa molto piacere per i pazienti, che sono stati per tantissimi anni senza farmaci così efficaci, ma che adesso devono essere sostenuti anche economicamente. E appunto, come dal suo punto di vista garantire l'accesso il più rapido possibile alle nuove terapie? Ma certamente ci sono le iniziative dell'Agenzia Europea, quelle che andavano sotto il nome di Adaptive Licensing, adesso sono diventate il Prime, in cui addirittura i pazienti possono entrare quando siamo ancora in una fase molto, molto prematura, una fase 2, all'inizio di una fase 3, e quindi entrano in un sistema registrativo molto prima. L'altro è, una volta che questi prodotti sono approvati a livello centrale, FDA negli Stati Uniti, Agenzia Europea in Europa, di riuscire a trovare delle coperture e una specifica degli effetti che queste possono avere su altre prevenzioni di malattie, per recuperare le risorse che poi ci servono per finanziare. Nel suo intervento al congresso ha sottolineato come il cambiamento delle regole dei trial clinici da qui ai prossimi anni porterà il paziente al centro del sistema. Che cosa significa? Significa che il regolamento 536, che è del 2014, che diventa totalmente operativo senza più deroghe di nessun genere a ottobre del 2018, pone i pazienti, li tutela molto, li pone all'inizio di tutto il sistema e al centro di tutto il sistema, dandogli grandi diritti come meritano e grandi responsabilità, cioè essere coinvolti sin dall'inizio nelle procedure che poi portano alle registrazioni di farmaci, magari con un livello di incertezza un po' più alta, se si vuole veramente arrivare prima sulla clinica, sulla terapia clinica, bisogna fare i conti con il fatto che magari le informazioni che abbiamo sono un po' meno di quelle che vorremmo alla fine di un grandissimo trial multicentrico, mondiale, randomizzato di migliaia di pazienti. Questo sarà una rivoluzione nella modalità in cui noi vediamo i pazienti e loro stessi si devono vedere.